A Napoli però questa mattina presentazione ufficiale anche della candidatura di Mara Carfagna, il ministro per le pari opportunità, in appoggio ovviamente con la lista del Popolo della Libertà al candidato governatore del centrodestra Stefano Caldoro. Vediamo. Sì, esattamente così. La mia candidatura è il senso di far scendere in campo il governo in una regione dove il governo ha fatto molto, ma anche l'obiettivo di fare in modo che governo regionale e governo nazionale siano collegati. Vuole mettersi in gioco, misurarsi con il consenso del territorio e promette di essere l'anello di congiunzione tra il governo e la regione, il 62esimo consigliere. Così il ministro capolista Mara Carfagna al via della sua campagna elettorale coordinata dall'onorevole Scalera. Io e Stefano Caldoro, sostenuto la Carfagna, ci proponiamo come un nuovo modello di sviluppo del territorio, inserendo tra le priorità l'occupazione e lo sviluppo, gli aiuti alle piccole e medie imprese, la formazione professionale. Due gli inviti, uno indirizzato ai giovani: fidatevi di noi, attueremo una politica fondata sul merito, facendo prevalere i bravi sui furbi, ha detto il ministro, e poi al candidato del Partito Democratico Vincenzo De Luca: basta con le insinuazioni sulla camorra. Sì, continua a dire che l'alternativa a lui sono i casalesi, cosa che ci offende, ci indigna profondamente. Caldoro intanto risponde alla richiesta fatta dal cardinale Sepe ai candidati, e cioè fatti e non parole, proponendo un patto per il lavoro tra le imprese ed il mondo del produrre. Sulla possibilità che salti l'accordo con l'UDC invece risponde così. No, non parliamo di questione di alleanze, noi abbiamo un programma chiaro, abbiamo con l'UDC i valori che ci uniscono, governiamo insieme in tantissime amministrazioni. Quindi io sono ottimista che si troverà una convergenza programmatica. Accordarci con l'UDC non sulle questioni di poltrone, posti, assessorati o presidenze varie. Ci vogliamo accordare sulle cose da fare e quindi siamo convinti che poi alla fine una soluzione la troveremo. Però, insomma, nel...